Ritne kalpitamasanam himachale snanam cha divyam varam nanaratna vibhushitam mrugamada mudangitam chand Jati champaka pilva patra rajitam Pushpam cha dupam tata Deepam devadayanite Pashupate hritkalpitam griyata Sovarnena varatna khandarachiti Patrigritam payasam Bhakshyam panchavidham payu Tadiyutam Rambhapalam panakam Shakanamayutam jalam Ruchikaram Karpura Kandujvalam Tambulam Manasamaya Virachitam Bhaktya Prabhu Swikuru Chatram Chamara Yuryukam Vyajanakam Chadarshakam Nirmalam Veena Bheri Mritanga Kala Kala Geetam Chandrityam Tata Sashtangam Pranati Stutir Bahuvida Yetat Samastam Maya Sankalpena Samarpitam Tava Vipu Pujam Grihana Prabhu Atmatvam Girijamati Sahachara Prana Shariram Graha Puja Devisayo Pabugarajana Nidra Samadhistiti Sanchara Padayo Pradakshina Vidi Stutranni Sarvagiru Yat Yat Karma Karumi Tathadakilam Shambhuta Varadhanam Karana Charana Kritam Vakayajam Karma Jamba Shravana Nayana Jamba Manasam Vaparadha Vihitam Avihitam Va Sarvametachamasva Jai Jai Karunapti Shri Mahadev Shambhu Mahadev Shambhu Mahadev Shambhu Shiva Shankar Mahadeva Shiva Shankar Mahadeva Shiva Shankar Mahadeva Shiva Shankar Mahadeva Shiva Shankar Mahadeva
cari spiriti liberi, eterni, mai nati e che mai morirete. I corpi cambiano, gli spiriti sono eterni, ognuno di noi è eterno. Ho iniziato questa nuova puntata di Te a ore 21 stiamo insieme con gioia e con amore, con un brano di Adi Shankaracharya, Shiva Manas Puja, un testo sacro, un inno sacro a Shiva, il signore dello yoga, della trasformazione consapevole e positiva. Ora continuo a porgere i miei omaggi a Shiva Mahadev con un altro mantra che potete cantare, ripetere insieme a me. Shiva, Hara Hara Mahadev, Hara.
Hari Om, Hare Krishna, Om Namah Shivaya. Cari spiriti eterni, bentrovati. Sono molto contenta di essere collegata con voi anche questa sera, anche in questo periodo primaverile in cui ci stiamo risvegliando, in cui sempre più sentiamo il bisogno di uscire, di essere a contatto ancora di più con la natura, e quindi ringrazio chi ha deciso di essere collegato con me questa sera, chi ha deciso di utilizzare questa ora speciale, sacra, nel nostro spazio energetico chiamato Tea, ore 21, stiamo insieme con gioia e con amore. E quindi questa sera ho voluto iniziare con i mantra dedicati a Shiva Mahadev. Ho iniziato con Shiva Manaspuja di Adi Shankaracharya, proprio vi ho fatto godere di queste vibrazioni sacre che liberano la mente. Adi Shankaracharya è un grande filosofo, è un grande spiritualista, un grande saggio che ha lasciato degli scritti molto importanti nell'antica filosofia indiana, a cui io sono molto legata, che amo tantissimo, e quindi mi fa molto piacere condividere con voi queste conoscenze, questi mantra che sono potentissimi, potentissimi, e chi di noi ha la fortuna di poterli anche solo udire, anche solo poter ascoltare per qualche minuto di questa incarnazione, cambiano la tua vita per sempre. Perché? Perché? Perché esiste una cosa chiamata seme energetico, bija mantra si dice in sanscrito. Bija vuol dire seme, mantra, vibrazione che libera, seme energetico. Quindi quando noi mettiamo un seme energetico nella nostra mente, un seme energetico spirituale, allora la nostra vita cambia per sempre, perché prima o poi quel seme inizierà a sbocciare, a crescere, a fluire dentro di noi. E io con queste puntate, con queste trasmissioni che faccio, lo faccio apposta per inserire dei semi energetici in ognuno di voi, spirituali, che vi facciano bene a corpo, mente e spirito, ma soprattutto che vi aiutino a comprendere che siamo spiriti eterni, che siamo esseri spirituali eterni. Questa sera voglio portarvi a riflettere su un tema molto importante collegato proprio alla trasformazione consapevole e positiva che Shiva ci invita ogni giorno a fare. E qual è la trasformazione consapevole e positiva che vi invito a fare questa sera? È quella di imparare, statemi bene a sentire, di imparare a fare le scelte con la nostra testa. Imparare a vivere senza essere condizionati dalle opinioni degli altri. È possibile? è possibile alla grande, è possibile, e lo yoga ce lo insegna da migliaia di anni. Quindi questa sera voglio dare proprio attenzione a questo tema che condiziona così tanto la vita di tante tante persone su questo pianeta, perché tra familiari, amici, compagni, compagne, figli, colleghi, di tutto e di più c'è nella vita di ognuno di noi, e molte persone non riescono a vivere in modo sciolto e naturale la propria incarnazione, imparando a fare le scelte con la propria mente, con la propria consapevolezza, ma si fanno influenzare dalle opinioni degli altri o hanno paura, ancora peggio, del giudizio degli altri. Ma si può ancora nel 2021 essere messi così? Sì, perché ci sono dei lucchetti energetici che si chiamano paura, senso di colpa, inibizione, vergogna, che sono i primi tre lucchetti, i primi tre
lati oscuri dei primi tre chakra. Primo chakra è collegato alla terra, colore rosso. Facciamo un po' di brainstorming per chi vuole conoscere meglio i chakra e non si ricorda le cose. Vi aiuto io, vi faccio da reminder, da promemoria. Primo chakra, colore rosso, e sopravvivenza, è il chakra della radice, il chakra della sopravvivenza in questo mondo materiale. Qual è il lato oscuro? La paura. Secondo chakra, elemento acqua. Il primo chakra, l'elemento è terra. Il secondo chakra, elemento acqua. E si chiama Svadhisthana Chakra e ha a che fare con le emozioni, la sessualità, i liquidi, l'elemento acqua. E qual è il suo lato oscuro? Il senso di colpa. E il terzo chakra invece, elemento fuoco. Elemento fuoco, e qual è la sua funzione principale? Potere personale, autostima, la nostra capacità di dare una nostra impronta nel mondo, di trasformare tutti i pensieri, le idee, tutto ciò che abbiamo in mente in un qualcosa di concreto, di visibile, di tangibile, che ci aiuti ad alzare la nostra autostima. Qual è il lato oscuro di questo chakra? Inibizione e vergogna. E quali sono le negatività da cui la maggior parte delle persone sono influenzate? Paura, colpa e inibizione. E poi si può andare avanti perché ci sono altri chakra, ma fermiamoci qui per ora. E quindi cosa succede? Qua il primo veleno, il veleno più importante, più negativo, è la paura, che poi si trasforma in senso di colpa e poi in inibizione. Non a caso si spiega che l'amore elimina la paura. Dove c'è paura non c'è amore, dove c'è amore non c'è paura. E quindi capiamo da questa frase che cosa capiamo? Che la paura è il veleno che inquina tutto il sistema dei nostri sette chakra. E poi andando verso l'alto, verso ogni chakra, questo veleno che è la paura si trasforma in altre emozioni negative. Però è quello il veleno principale da eliminare dalla nostra vita. E come si può sostituire, come si può, tra virgolette, combattere, trasformare, e come si può eliminare questo veleno tossico dalla nostra vita? Con l'amore. Però è chiaro che detto così tutti mi dite: ma è facile, te a parli, in cui queste sono belle parole, ma come si fa? Come si fa? Ma chiediamolo allora a un grande conoscitore dello yoga. Lo vogliamo chiedere a un nostro ospite speciale che durante le nostre puntate di Teoria 21 Stiamo Insieme con Gioia e con Amore è stato molto presente, uno yogi meraviglioso, bello, speciale, affascinante, che ha dato il suo contributo sia in Oriente che in Occidente, ha costruito ospedali in India, si è occupato di tante persone, ha aiutato tantissime persone negli Stati Uniti, e i suoi libri vanno ancora avanti, le sue conferenze vanno ancora avanti, le potete trovare su internet. Di chi sto parlando? Di Swami Rama. Io amo Swami Rama, molti di voi lo conoscono grazie a me, perché io sono una dei pochi, forse l'unica in Italia che ha questi libri, quindi vi chiedo, se volete i libri di Swami Rama, scrivetemi a teayoga@libero.it, perché ve li posso mandare questi libri qua. Questo libro qua ce l'ho io qua con me, quindi potete averli tramite me. Questo titolo qua, questo titolo, poi L'arte di vivere allegri e vivere senza paura. Proprio lui ha scritto un libro che si chiama Vivere senza paura. E andiamo quindi a vedere che cosa ci dice Swami Rama
in questo libro bellissimo che si chiama Yoga, la scienza sacra, quindi non a caso abbiamo iniziato con i mantra di Shiva, perché Shiva è il trasformatore, è il signore dello yoga, e quindi un punto importante in cui ci dobbiamo trasformare per vivere veramente in modo spirituale è proprio imparare a relazionare meglio con noi stessi e con gli altri. E vediamo cosa ci dice Swami Rama a proposito di tutti questi pensieri negativi che abbiamo talvolta verso le nostre scelte, e cioè che ci facciamo influenzare o diamo dei giudizi pesanti su noi stessi perché ci basiamo su quello che dicono gli altri. Ma gli altri, vi ricordo, cari amici, care amiche, che vanno e vengono, tu rimani. Che vuoi fa? Puoi essere nemico di te stesso, ma chi te lo fa fa? Te lo dico in romano, cioè a modo mio, un romano un po' particolare, perché non sono romana, quindi ci provo, ma è per farvi ridere un attimo, perché immagino che molti di voi hanno bisogno di ridere, e di questi tempi io noto che imparare ad avere senso dello humor è fondamentale, e proprio ci aiuta a superare tante di quelle situazioni che altrimenti potrebbero essere molto pesanti. Con una bella battuta possiamo sollevare tante situazioni, quindi questa è un'altra ispirazione che vi do per stasera. Inizio subito la lettura, come vedete sono molto contenta di parlare di Swami Rama, e adesso godetevi questo momento insieme a lui, alle sue parole. Alla radice dell'infelicità c'è l'identificazione con gli oggetti del mondo e con gli schemi mentali che equivalgono all'oblio della propria vera natura. L'individuo inconsapevole si identifica con le onde di pensiero che vengono dal passato. Come ero infelice nel 1965 quando vivevo in India, come ero infelice in quel periodo. Sei felice ora? Se pensate in continuazione al passato o a un passato negativo, create un presente difficile e rinforzate quelle emozioni negative che vanno poi a rovinarvi il più grande dono che avete in questo momento, e cioè il presente. Ogni giorno ognuno di noi crea determinate immagini nella propria mente. Un attimo, che mi stanno dicendo su Instagram che hanno dei problemi a vedermi. Allora provo. A ricollegarmi. Un attimo, eh. Mantenendo sempre acceso questo tipo di biofeedback che diamo a noi stessi, andate incontro alla vostra rovina. La rovina sarebbero pensieri negativi, giudizi negativi, emozioni negative verso noi stessi. Diventate ciò che pensate, sentite e capite. Vi identificate con i pensieri e le emozioni e continuate a offrire a voi stessi le medesime suggestioni che non hanno una buona energia. Non servo a nulla, sono brutto, nessuno mi ama, tutti mi odiano. Quante volte tante persone vivono questo tipo di momenti in cui si dicono queste frasi pesanti, pesanti? Come mai? Innanzitutto provate a riflettere su una cosa.
E cioè, se nessuno vi ama, non significa per forza che tutti vi odiano. Già questo, Swami Rama, ci dice questo. È molto interessante, ragioniamo un attimo su questo punto. No, non significa che tutti ci odiano, ma se voi continuate ad alimentare pensieri ed emozioni negative, farete in modo che la vostra vibrazione crea una realtà angusta, una realtà pesante verso voi stessi. Avete dimenticato la vostra vera natura e siete tormentati da una serie di schemi mentali obsoleti. Quando questa condizione mette delle radici, può trasformarsi in una malattia fisica oltre che mentale. Una volta, volendo prendere in esame il potere della suggestione, il mio maestro, dice Swami Rama, decise di fare un esperimento su di me e, per vedere come avrei reagito, chiese a uno dei monaci di dirmi spesso durante la giornata che ero un ragazzo cattivo. Sentite che cosa succede. Un vecchio Swami mi si avvicinava ogni tanto e mi diceva con enfasi: sei un ragazzo cattivo, e se ne andava. Ogni volta mi sentivo effettivamente così, cattivo, anche se non avevo fatto nulla di male. Come mai? Certo, ero vivace, ma non avevo fatto nulla nel pratico di negativo. Un giorno gli dissi a questo Swami, che mi diceva continuamente durante la giornata molto spesso questa frase, che: Swamiji, io non ho fatto nulla, io ti rispetto, rispetto tutti e lavoro anche per voi, ma per quale ragione mi dici che sono cattivo? Un altro Swami, che era stato addestrato precedentemente dal mio maestro, mi disse: non ascoltarlo, non ascoltarlo, tu sei un bravo ragazzo, tu sei un bravo ragazzo. Ad un certo punto ero confuso, mi rivolsi al mio maestro e gli chiesi: non capisco perché uno Swami mi dice che sono cattivo e un altro mi dice che sono bravo. Perché? Il mio maestro tuonò: sei uno sciocco! Cioè, proprio, sono stato io a dire agli Swami di offrirti questi suggerimenti per farti capire tante cose, per farti conoscere la tua mente. Quando ti dicono che sei cattivo, tu accetti di essere cattivo, e quando un altro monaco ti dice che sei buono, accetti anche questo. Hai notato? Tu non sei né buono né cattivo, sei solo stupido. Ma maestro, gli chiesi successivamente, ma che devo fare? Il maestro rispose con tono dolcissimo e solenne allo stesso tempo: non accettare che i suggerimenti degli altri abbiano un impatto così forte sulla considerazione che hai di te stesso. Impara ad analizzare da te se sei buono o meno. Impara ad analizzare i tuoi comportamenti. A causa delle tue azioni negative, tu crei un karma negativo. In virtù delle tue buone azioni, tu crei un buon karma. Tu decidi chi vuoi essere. Tu sei il creatore della tua realtà. Tu decidi se sei buono o cattivo. Cerca di osservare la tua dipendenza dai suggerimenti degli altri. Se qualcuno ti dice sei cattivo, tu ti senti offeso. Se qualcuno ti dice sei molto buono, ti senti felice.
e la tua giornata può essere totalmente condizionata da questa piccola frase. O anche più di una giornata. Tutti vogliono essere lodati, anche gli Swami. Bella questa storia di Swami Rama, eh? Lui è molto onesto. Una cosa molto bella di Swami Rama è che quando lui racconta la sua esperienza, racconta in modo molto amichevole quello che lui ha vissuto negli anni in cui imparava a diventare, a essere uno yogi, imparava a capire cosa vuol dire essere yogi. Oggi nella nostra società, soprattutto nella società occidentale in cui viviamo, molti usano la parola yogi solo perché qualcuno sta facendo degli esercizi di hatha yoga. Ma se fai degli esercizi di hatha yoga, per quanto possano fare bene, non è detto che tu sia uno yogi o una yogini. Essere yogi o yogini vuol dire proprio conoscere se stessi, conoscere la propria mente e imparare a essere indipendenti dai giudizi degli altri, indipendenti dalle parole che ci dicono gli altri. È importante ascoltare attentamente quello che ci dicono gli altri, perché ogni persona che incontriamo ha un messaggio per noi. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ma c'è una bella differenza tra ascoltare ed essere consapevole che ogni persona che incontriamo ha un messaggio per noi e noi per loro, ed essere condizionati pesantemente da quello che queste persone dicono. C'è una grande differenza. Invece io ho visto in me stessa, conoscendo me stessa sempre meglio e vedendo gli altri intorno a me, che spesso e volentieri le persone sono profondamente condizionate dalle parole degli altri. E invece dobbiamo imparare ad ascoltare senza giudicare, a prendere il meglio di quello che ci arriva come messaggio senza esserne condizionati, ma decidendo noi cosa vogliamo utilizzare delle parole che ci dicono gli altri per migliorare noi stessi. Continua Swami Rama, ascoltiamo cosa ci dice. Se si dovesse pensare e vivere nel mondo seguendo i dettami degli altri, non si potrebbe sopravvivere. è proprio così, eh? È bene quindi non preoccuparsi di ciò che si oppone a noi. Più si incontra opposizione, più il sentiero è chiaro. Questo sembra un po' un koan zen, questa frase. Non si deve reagire, piuttosto bisogna imparare a costruire un'opinione di se stessi e osservare il nostro progresso. Quindi qua ci fa capire Swami Rama il potere negativo della mente reattiva. Quando noi reagiamo in modo reattivo alle cose, non è mai una buona scelta, non è mai qualcosa che ci aiuta a migliorare la nostra vita. Anzi, quando noi reagiamo a quello che ci viene detto, andiamo incontro alla rovina anche di molte relazioni, perché non ascoltiamo quello che stiamo dicendo, reagiamo e peggioriamo la situazione. Quindi Swami Rama ci consiglia vivamente di non reagire, ma di costruire giorno dopo giorno, imparare a costruire un'opinione di noi stessi e osservare il nostro progresso. Si deve essere forti. Non si sopravvive se si accettano in modo condizionato i suggerimenti del mondo. Cercate di osservare il modo in cui gli altri esprimono un'opinione su di voi e il modo in cui esprimete
voi un'opinione su voi stessi. Troppe opinioni altrui fanno scoppiare la mente. La mente è debole, non è educata ad accettare doni. Quando per esempio qualcuno vi dice che siete generosi o egoisti, a voi sta offrendo un dono alla mente. Comunque sia il dono, dovete imparare a filtrare l'evento, accettando così, senza pensare, tutto quello che vi dicono gli altri, trasformate la mente in un centro di raccolta rifiuti. È proprio così. Quindi, cari spiriti eterni, ascoltiamo gli consigli del nostro caro amico Swami Rama. Molte persone non hanno nemmeno un'opinione su loro stesse perché vivono in base alle opinioni altrui, ritenendo di essere ciò che gli altri pensano di loro, senza delle opinioni personali su se stesse. Il libro che sto leggendo, vedo che molti mi chiedono: ma che cosa stai leggendo? Che molti che si stanno collegando adesso. Questo è un libro molto bello che è stato scritto da Swami Rama e che si chiama Yoga, la scienza sacra. È un libro che potete avere scrivendomi a theayoga@libero.it. E a me fa molto piacere leggere queste parole di Swami Rama, perché hanno a che fare con ognuno di noi più che mai, e soprattutto in questo momento che molti di noi hanno l'occasione di passare del tempo da sola, abbiamo l'occasione di disintossicarci un pochino e dalle opinioni degli altri e imparare nuovi stili di vita, imparare uno stile di vita migliore di quello che vivevamo prima, soprattutto a livello mentale. Quindi utilizziamo questo tempo, invece che lamentarci: è il coronavirus, è la mascherina, è questo, è quello, e lo sappiamo, siamo messi tutti così in tutto il pianeta. Ma utilizziamo questo tempo per sviluppare un nuovo modo di pensare, di sentire, di vivere, di parlare, un modo che ci favorisca quando arriverà il grande momento della nostra vita in cui lasceremo il pianeta in qualunque stato esso si trovi. Prima o poi noi lasceremo il corpo, e quindi a che serve lamentarsi? Viviamo questo momento e traiamone il meglio possibile per quello che è il nostro livello di coscienza attuale. Usiamo il tempo per alzare il livello di coscienza invece che buttarci giù con tutte queste lamentele, che tanto non cambiano la situazione. Tu puoi solo cambiare il modo in cui la vivi tu. Patanjali, ta-da! E Patanjali non poteva mancare, perché Patanjali è il grande maestro dello yoga che ha scritto gli Yoga Sutra. Gli Yoga Sutra sono dei testi sacri, è un testo sacro che spiega con degli aforismi, con dei sutra appunto, che cos'è la scienza sacra dello yoga. Nel mio libro La conoscenza spirituale dello yoga analizzo profondamente i primi due sutra di Patanjali, degli Yoga Sutra, e qui Swami Rama analizza che cosa dice Patanjali riguardo le opinioni degli altri. Patanjali paragona le opinioni altrui a false e pericolose stampelle. Perché? Perché nel momento del cambiamento tutti hanno bisogno delle proprie opinioni. Cercate di capire in che modo potreste formarne di vostre, in che modo esprimere queste opinioni e metterle in pratica senza preoccuparvi di quello che pensano gli altri di voi.
Oh, ma pratichiamo un po' le opinioni che abbiamo o che vogliamo sviluppare, perché così capiamo anche se sono giuste, perché molti pensano in un modo, poi dopo ragionano, vivono e si rendono conto che magari quelle opinioni che avevano erano obsolete, erano un retaggio di abitudini passate che forse è meglio lasciare andare. Ma se tu non le pratichi, non le vivi queste tue opinioni, come puoi farti un'idea reale? Come puoi sviluppare una tua personalità, una tua posizione nel mondo? È impossibile, vai dove tira il vento, no? Un giorno di qua, un giorno di là, un giorno a destra, un giorno a sinistra, e poi alla fine sei povero, povera dentro, perché non hai una tua idea, non hai una tua posizione nella vita. E invece è molto importante, soprattutto, vedete, adesso questo libro non è stato scritto nel 2021, è stato scritto tanti anni fa, però che cosa ci dice Swami Rama? Che soprattutto nel momento del cambiamento, momento che stiamo vivendo noi in questo periodo storico, in modo più forte che in altri periodi storici, tutti hanno bisogno di avere delle proprie opinioni. Imparate a comprendere la realtà interiore e a vedere la realtà esteriore con consapevolezza, perché ancora non siete consapevoli della vostra natura essenziale. La differenza tra voi e uno yogi è solo questa. Al contrario di voi, che continuate a identificarvi con gli oggetti e la mente, lo yogi è consapevole della sua effettiva realtà. La mancanza di consapevolezza e di conoscenza è la causa primaria della sofferenza. L'ignoranza è qualcosa che ciascuno crea per se stesso. Anche se non siete ancora dei veggenti, drishta, in sanscrito, avete la stoffa per diventarlo, a condizione che cessiate di identificarvi con gli oggetti del mondo. Solo in questo modo potrete stabilirvi nella vostra vera natura. Controllando, imparando a controllare il comportamento della mente, sarete in grado di conseguire il samadhi. E una volta immersi nella vostra natura essenziale, non avrete più alcun problema. Ecco, quindi Hare Krishna, lo yoga è la chiave. Lo yoga è la chiave per una vita serena, una vita felice. E è importante, dico, dobbiamo subito metterci all'opera per imparare questa scienza sacra e per capirci ogni giorno meglio. Sviluppiamo nostre opinioni, possiamo sempre cambiarle le opinioni, ma cambiamole nel momento in cui abbiamo sperimentato la loro veridicità o meno. Impariamo a essere responsabili, impariamo a fare in modo che quello che diciamo corrisponda a quello che facciamo. Poi se ci rendiamo conto che quello che non facciamo non va bene, avremo raggiunto una realizzazione spirituale che ci farà fare un passaggio evolutivo se decidiamo di migliorarci e di avere una tendenza, una voglia, il coraggio di mettere in pratica delle nuove abitudini positive. Lo yoga è pieno di insegnamenti sacri per aiutarci a migliorare le nostre opinioni e le nostre abitudini con amore. E una cosa importante che Swami Rama sta consigliando in questo passo che sto leggendo è la cultura. Un uomo è libero, una donna è libera quando ha la cultura, quando ha studiato, quando ha più informazioni, quando conosce di più. Quindi usiamo il tempo per studiare, per farci una cultura, per diventare più colti, per diventare più consapevoli. Questo è importantissimo,
importantissimo e Swami Rama ce lo sottolinea con grande enfasi. È molto importante questo punto. Assenza di samadhi significa identificazione con il mondo e con gli oggetti del mondo, che essendo per natura impermanenti, e cioè che sono in continua trasformazione, non sono eterni. Sebbene le cose del mondo non abbiano il potere di controllare la vostra vita, voi continuate a provare un forte attaccamento verso il mondo esteriore, rendendovi vittime del loro fascino. Samadhi significa essere consapevoli della realtà eterna, immutabile, infinita. Proprio come un vortice, l'attaccamento risucchia la vostra coscienza in una spirale di dolore. Ma abbiamo la possibilità di uscirne. Quindi, cari amici, cari spiriti liberi, se volete questo libro, io lo consiglio vivamente. A me mi ha fatto molto bene leggerlo. Swami Rama è una presenza nella mia vita che mi illumina costantemente, a cui io mi sento molto collegata e che sono grata di aver potuto conoscere in questa vita i suoi insegnamenti, e consiglio ognuno di voi di leggere questo libro e altri libri di Swami Rama. Come vi ho detto, io posso inviarvi Una vita illuminata, che è la sua biografia, che è stata scritta da Pandit Rajmani Tigunait, un libro stupendo. Chi di voi l'ha letto sa cosa voglio dire. È proprio, direbbero in inglese, mind-blowing. It's mind-blowing, man! Cioè, ti apre la mente proprio. Un libro bellissimo, Una vita illuminata, e la vita meravigliosa di Swami Rama. Poi ho Vivere senza paura, che è un altro libro molto bello che vi consiglio di leggere, scritto da Swami Rama, e L'arte di vivere allegri, che è un altro capolavoro, e questo Yoga, la scienza sacra di Swami Rama. Vi ricordo che il mio indirizzo email per scrivermi è teayoga, theayoga@libero.it. Io sono molto felice di aver vissuto questa serata con voi. Vi ricordo che per chi vuole stare insieme a me live ancora, con un seminario online in cui approfondiremo mantra, hatha yoga, musica di guarigione, pranayama e altre pratiche spirituali per la purificazione del corpo e della mente, e domenica 9 maggio farò un bellissimo seminario chiamato Rinascere con lo yoga, insieme alla mia carissima amica Valeria. E potete scrivere alla sua mail valeria@atmashakti@gmail.com per avere più informazioni riguardo a questo seminario online che faremo domenica 9 maggio, e potete seguire comodamente da casa. Inizierà alle 9 del mattino, perché lei farà proprio delle pratiche spirituali e delle pratiche yogiche di hatha yoga, spirituali chiaramente, però intendo fisiche, per aiutare ognuno di noi in questo cambio stagionale a rilasciare le tossine. Quindi saranno proprio delle posizioni, delle asana adatte alla primavera, al momento che stiamo vivendo adesso a livello stagionale. Poi, dopo il momento con lei, che durerà più o meno un'ora e mezza, ci sarà un'ora e mezza insieme a me, in cui io vi farò vivere delle esperienze molto belle con dei mantra molto speciali per la purificazione e la guarigione, il rilascio delle negatività e la ricarica energetica. Andremo in profondità sui significati in sanscrito dei mantra, e poi dopo un'ora
e mezza con me, ci sarà l'ultima parte, una mezz'ora di musica di guarigione con Gianluca Masi. Ripeto, il seminario si chiama Rinascere con lo Yoga. La mail a cui scrivere per avere informazioni è valeriaatmashakti@gmail.com. Se qualcuno di voi sa scrivere queste parole, mi può aiutare scrivendo agli amici qui online. Poi qualcuno chiede, sono gratuiti? Questo seminario del 9 maggio è a pagamento. Io poi faccio le dirette gratuite da, non so, da un anno e mezzo, ragazzi. Cioè, più di così che devo fare? Oh, entro a casa vostra, mi tuffo così, boom! Poi piano piano riprenderò i concerti, riprenderò gli appuntamenti con le persone fisicamente, con gli amici. E ci saranno anche dei concerti quest'estate che mano a mano inizierò a annunciarvi. Di sicuro sabato 5 giugno, già posso dirvi, è sabato 5 giugno, avrò un seminario a Osimo. Osimo si trova nelle Marche e quindi chi di voi è interessato a partecipare, inizierò poi a mandarvi tutte le info nel mio sito e anche su Facebook o su Instagram, quindi man mano inizierò a scrivervi le informazioni sui prossimi eventi. Io vi ringrazio, è stata una bellissima serata, mi sento molto felice, contenta, sento che questo incontro che abbiamo fatto ora ha aiutato ognuno di noi a riflettere ancora di più su se stesso e quindi bene. Meglio e vi auguro il meglio della vita e ci sentiamo, ci vediamo domani, perché domani farò ancora un'altra diretta e vi dirò di più sui concerti. Mi preparo un foglio con tutte le date che ho fino adesso, che sono più o meno sicure, e vi aggiorno sulle novità di quest'estate. Ta-da! Hari Om, Jai Sitaram, Jai Hanuman. Vogliamoci bene, siamo spiriti eterni, siamo compassionevoli con noi stessi e con gli altri. Uno mi scrive, ho letto che il 24 e 25 luglio sei ad Assisi con Marianne Gubri. Yes, bravo! Ecco, quello è un seminario sicuro, che è confermato, e che farò con la meravigliosa Marianne. Sì. Marianne è questa arpista stupenda, una mia cara amica con cui ho iniziato questo progetto spirituale in cui vogliamo portare la guarigione attraverso la filosofia vedica della vita, i mantra e la musicoterapia occidentale, e quindi faremo un seminario ad Assisi il 24, 25, 26 luglio in un posto molto bello e vi manderemo le informazioni a breve e sarete veramente contenti. Chi di voi parteciperà a questo seminario se lo ricorderà per tanto tempo, perché io e Marianne insieme ci sentiamo molto unite e siamo molto complementari, perché io parlo di tutto quello che è Oriente, India, Himalaya, sanscrito, yoga, e lei parla di Occidente, della spiritualità occidentale. Lei è proprio bretone, quindi dalla Bretagna viene, quindi è proprio nata nella cultura celtica, e quindi facciamo Celtic Vedic Connection, la connessione vedica celtica, spiritualità orientale, spiritualità occidentale nella musica, e nella musica vista come guarigione, come strumento di guarigione da utilizzare nella nostra meravigliosa vita. E a domani. Hari Om.